Ciao a tutti, sono Bello del canale Bello Film & Series, bentornati in questo nuovo video. Oggi per parlare di Lightyear, la vera storia di Buzz, sottotitolo italiano. Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo di mettere like al video, quindi pollice in su, e se vi va di iscrivervi al mio canale con un semplice clic sul tastino iscriviti che trovate qua sotto nell'interfaccia di YouTube. Allora, sono andato a vedere questo Lightyear ieri al cinema, il 26esimo lungometraggio della Pixar. Avevo visto il trailer e mi ero fatto una mia idea, però non sapevo bene cosa aspettarmi. Ho visto anche le recensioni post anteprima che sono arrivate soprattutto dagli Stati Uniti, e c'erano state parecchie critiche. Le votazioni sui vari portali IMDb, Rotten Tomatoes, molto molto basso, e dicevo boh, strano. Però ieri sono andato al cinema e alla fine della pellicola io il film l'ho trovato bellissimo. A me è piaciuto veramente veramente tanto, e non solo perché dà giustizia o perché comunque ci racconta le origini del giocattolo di Buzz, che poi questo potrebbe essere, diciamo, un film che racconta sì le origini, però quasi un prequel di tutti quanti i Toy Story, e magari lo dirò dopo quando parlo di com'è la storia. Però è proprio un bel film d'animazione, è un bel film d'avventura, ci si diverte, ci si commuove, tecnicamente ovviamente ineccepibile, super colorato, e anche il mecha design, dove vediamo tutte le basi stellari, dove vediamo le astronavi, è fatto veramente benissimo. Ci sono un sacco di momenti epici alla Apollo 13, diciamo, quando Buzz parte con le sue navicelle per sfidare, per andare nell'infinito e oltre, come lo dice lui. E poi anche il character design somiglia molto ad Up. Infatti il regista è Angus MacLean, che ha fatto da animatore in Up, e secondo me prende da Up tantissimo anche per quanto riguarda la storia, soprattutto in due momenti. Il momento più emozionante, che in quello di Up, è quello del nonnino che ripercorre tutta quanta la vita con la sua compagna fino al momento di quando vi scende la lacrima, perché in Up dopo i primi 10 minuti siete già totalmente KO. E poi anche il finale, il villain, diciamo, di Up, che è l'esploratore, quello coi cani, che alla fine era diventato un eremita. Ecco, più o meno è quello che abbiamo qua per quanto riguarda il villain finale, l'imperatore Zurg. E anche questo dirò dopo chi è l'imperatore Zurg. Insomma, secondo me un film da vedere, un film riuscitissimo, uno dei migliori probabilmente film della Pixar. Io lo metto sicuramente nella, non so se nella top 5, ma nei primi 10 sicuramente. Ne hanno fatti 26, quindi nei primi 10 è buono, e quindi andate a vederlo perché merita sicuramente di essere visto. Non capisco come mai ci siano delle votazioni così basse. Per quanto riguarda il film in sé, la trama invece, di cosa parla Lightyear? Fondamentalmente è un film sui viaggi nel tempo, ma non solo. Perché? Perché c'è molto di più sotto. Come succede spesso nei film della Pixar, sono a più livelli, cioè sia per i più piccini che si godono lo spettacolo, il divertimento, l'avventura, sia per i più grandicelli come me, perché c'è sempre il messaggio sotto, che è quello che contribuisce a dare un po' di magia a questi film, la classica magia Disney, quando è fatta bene, come in questo Lightyear. Ed è appunto quello che succede a Buzz. Perché? Perché noi lo vediamo fare continuamente, insistere in questi tentativi dove lui cerca di raggiungere la velocità luce. Perché? Perché atterrano con l'astronave Rapa, questa astronave rotonda, su questo pianeta per colpa di Buzz, ma neanche tanto, non riescono più a ripartire, si rompe l'iperguida, e quindi loro, come Space Ranger, ottengono la missione, lui e la sua collega che si chiama Alicia Hawthorne, di riportare tutti quanti a casa, tutti quanti sulla Terra. Quindi lui deve fare questi tentativi per sistemare l'iperguida, ma la cosa bella è che ogni volta che lui fa questo tentativo, per lui passano 4 minuti, mentre per tutti gli altri, compresa la sua amica Alicia, passano 4 anni. Quindi ogni volta che Buzz parte, per lui il tempo scorre normalmente, mentre quando ritorna
sul pianeta per tutti gli altri, cioè tutti gli altri invecchiano. E questa cosa si ripete di continuo, perché Buzz è fisso, Buzz al chiodo, diciamo, è quello, è proprio quello del giocattolo cocciuto. E pian pianino ci si rende conto di cosa? Che lui insiste sì nella sua missione, lui vuole riportare tutti a casa, però il fatto di essere così cocciuto, di insistere così tanto, gli fa perdere, diciamo, di vista le cose importanti. E le cose importanti sono rispecchiate dalla collega, da Alicia Hawthorne, perché pian pianino lei invecchiando, lei sì ha la sua vita sul pianeta e dice, ma quasi quasi, visto che comunque non riusciamo a sistemare l'iperguida, perché non vivere una vita qua su questo pianeta? Mentre Buzz questa cosa non la capisce, diciamo, non lo vuol sentire, fino a che non arriva il penultimo tentativo. Penultimo tentativo quando lui parte, che Alicia è già anziana, e una volta che torna lui non la troverà più, ma troverà un video dove c'è l'ultimo saluto di Alicia che gli dice che nell'ultimo viaggio che ha fatto lei si è ammalata e che quindi lo saluta tramite video perché non c'è più. E vi dico, non eravamo tanti al cinema, però c'era proprio in quel momento, c'è stato silenzio proprio tombale, secondo me è scesa la lacrimuccia tanto, perché quella scena richiama tantissima lacrimuccia e richiama i 5 minuti che dicevo prima dell'inizio di Up. Quindi questa parte ci fa capire cosa, che è giusto sì avere un obiettivo, è giusto incaponirsi anche per quello che si vuole, però non bisogna perdere di vista le cose importanti, che è quello appunto che è successo a Buzz e quello che ha capito Buzz, e lo capirà pian pianino anche andando avanti nel film, perché poi farà un ultimo salto temporale in cui raggiunge la velocità luce, in teoria sistema le cose, però tornerà ben 20 anni avanti e si ritroverà a vivere delle nuove avventure, non più con la sua ex collega Alicia, perché non c'è più, ma con chi? Con la nipotina Izzy, che ormai è cresciuta e che ha tipo una ventina d'anni, che è una recluta. Lui all'inizio le reclute non le sopportava perché lavorava in solitaria, invece pian pianino farà amicizia e sarà la stessa Izzy, perché Buzz continua, noi dobbiamo portare a casa tutti quanti, e Izzy gli dirà, ma sei sicura, sicuro che gli altri vogliono per davvero andare a casa, perché tu sei l'unico che continui a incaponirti su questa cosa. Invece lui dice, no, perché io vi devo riportare tutti quanti sulla Terra. E invece Izzy gli risponde, guarda che tutti quanti qua si sono fatti una vita, tutti quanti qua stanno vivendo delle emozioni, stanno vedendo le loro esperienze, tutti tranne te. E in quel momento, secondo me, Buzz capisce, ed è da là che il film avrà una svolta e che quindi Buzz, diciamo, comincerà a fare gruppo. Ed è simpatica questa cosa, è anche fatta bene come è stata pensata all'interno del film, perché rispecchia anche il primo Toy Story, cioè è come se noi all'inizio di questo film rivedessimo il Buzz giocattolo, quindi lui che parla da solo, comando stellare, e imperatore Zurg da sterminare, attenzione, attenzione, quando c'è Woody che gli dice ma con chi sta parlando questo qua, e infatti all'inizio lui è così, e poi pian pianino sia in questo Lightyear e sia anche in Toy Story, quando è che viene fuori il vero Buzz, quando è che Buzz diventa un beniamino, quando diventano tutti quanti amici. E viene tutto quanto rispecchiato in questo film, e grazie soprattutto ai viaggi nel tempo. Arriviamo poi al finale del film, dove scopriamo che il cattivo, il villain, che non poteva non essere l'imperatore Zurg, perché non poteva mancare in Lightyear l'imperatore Zurg, non è altri che chi? Che Buzz stesso. Un Buzz del futuro, un Buzz di un'altra linea temporale, oggi diremo di un altro universo, un Buzz diventato arido, incattivito dalla solitudine, che vuole praticamente cancellare tutto. Quindi abbiamo la sfida finale con il Buzz del presente, che come dicevo prima ha capito che il bello è
condividere, il bello è lo stare assieme contro il buzz che vuole. Lui dice, riportiamo indietro il tempo, così non saremmo neanche mai partiti, mi pare, con l'astronave Rapa. E giustamente il buzz del presente dice, ok, e tutti gli altri e tutte le vite che hanno vissuto non le possiamo cancellare e radere al suolo. Ma ormai il buzz del futuro è talmente arido dentro, povero, che lui non ha più interesse, lui vuole completare la missione, ma per fare che? Per fare cosa? Cioè, una volta fatta la missione sarebbe rimasto ancora più solo di prima. E quindi, ripeto, anche qua finale molto significativo, finale molto bello, che insomma conclude questo signor film. Altre due cose che mi sono piaciute tantissimo. Allora, la prima, il personaggio migliore di tutti dopo Buzz, probabilmente è il gatto Sox. Questo gatto che lo accompagna attraverso tutti quanti i tentativi, che è un mix fra comic relief, però anche una specie di scienziato. E poi è bellissimo proprio come è stato animato, perché lui è un gatto robot e ha le movenze da robot, però è un mix, diciamo, sembra quasi un peluche, un pupazzo, è tenerissimo. Secondo me se ci fanno Funko Pop ne venderanno una montagna. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta, la dico alla fine, però è la prima frase che leggiamo quando comincia il film, è questa: è nel 95 Andy ritrova per il suo compleanno il giocattolo di Buzz Lightyear, che era il suo idolo, e questo film Lightyear è la motivazione per cui Lightyear era l'idolo di Andy. Questo è proprio l'incipit del film, e devo dire che come presentazione mi è piaciuta tantissimo. Subito pronti via ho detto figata. Insomma, avete capito, il film mi è piaciuto veramente tanto. Secondo me è un film da andare a vedere subito. Ovviamente è un film d'animazione, ovviamente è un cartone animato, però insomma era da un po' che non vedevo un film così bello che mi prendesse così tanto al cinema. Detto questo, ho detto tutto, spero che la mia recensione, le mie idee su Lightyear vi abbiano intrattenuto, e come al solito vi saluto, vi ringrazio e vi abbraccio, e ciao a tutti da Belluf e al prossimo video!